Ad Amici Animali, la TV a quattro zampe, si parla sì di animali, si conoscono razze, cani, gatti e anche cavalli. Parleremo proprio di cavalli, ma parleremo con una persona che ha dedicato la propria vita e continua a dedicare la propria vita alla passione per una razza, in particolare il cavallo arabo. Siamo all'Avvio Agriturismo Cadel Conte, in località Cortina di Alseno, e siamo con un grandissimo handler, Frank Boetto. Con lui appunto parleremo di questa storia che ho saputo ha avuto inizio tanti tanti anni fa. Quando ha iniziato ad avvicinarsi ai cavalli? Ho iniziato da quando sono nato, la mia famiglia era già nel giro dei cavalli. E il cavallo arabo 74, un posto tipo una fiera tipo Verona, si chiama Salon du Cheval a Parigi, perché io sono francese, perciò ho iniziato prima al Salon du Cheval a Marsiglia. La cosa strana è che io sognavo di un cavallo, però quando vedevo altri cavalli non era quello che sognavo, ho detto non esisterà questo cavallo. Il giorno ho visto questo cavallo arabo, io mi sono accorto che sognavo di un cavallo arabo, ma non lo sapevo, con la testa piccola, questi orecchi così, questo modo molto orgoglioso di muoversi, questa bellissima testa, questi grandi occhi espressivi. E quando l'ho visto ho detto questo è il mio cavallo, non voglio nient'altro che quello, e ho fatto tutto quello che ho potuto per averlo e dovevo ringraziarlo perché ho viaggiato in tutto il mondo, grazie a questo cavallo ho veramente girato il mondo, ho conosciuto tante persone fantastici, grande allevatore, gente che hanno proprio ammigliorato questa razza fino a ieri l'altro. Una grande soddisfazione appunto ha ricevuto Frank Boetto da questi cavalli, ma sicuramente grandi soddisfazioni ha dato lei a questi cavalli, perché come dicevo lei è uno dei più importanti handler al mondo. Spieghiamo che cosa fa un handler, che cos'è un handler? Un handler è un addestratore, un preparatore, diciamo, che mette questi cavalli in condizione di diventare delle star da palco, tipo la Schiffer avrà un personal trainer, qualcuno che gli sta dietro e la cura su design. Noi facciamo la stessa cosa, perché il cavallo arabo è bello, ma noi dobbiamo far risaltare questa bellezza facendo del bodybuilding, nel senso che vanno lavorate con dei cappucci particolari per sudare il collo, perché doveva avere il collo molto incineato, molto sottile, delle tosature particolari, usiamo dei cosmetici particolari, un'alimentazione, una dieta molto appropriata a quello che fanno, a funzione dell'età e del tipo di cavallo, sia una femmina o un maschio, un puledro o una fattrice, e dopo insegnare più che altro a farsi vedere, a mettersi in posa, a mettersi a farsi vedere un modo molto particolare che abbiamo, si chiama mettere un cavallo al quadrato, nel senso che deve essere fermo e tirare il collo verso in alto, e come i bodybuilder in posa, far vedere tutti i muscoli, e dopo c'è questa fase molto molto bella che è il movimento, il cavallo arabo deve trottare con la schiena, la coda sulla schiena, essere molto leggero, si dice che il cavallo arabo non trotta ma vola, e noi dobbiamo insegnare tutte queste cose, è un lavoro abbastanza difficile perché è precisissimo, nel senso che quando è davanti ai giudici abbiamo un minuto di tempo in posa e dopo al massimo tre minuti per far vincere, fare vedere tutto quello che lui ha dentro di sé. Però non è detto che questo giorno qua lui sia forse a mal di testa, ha viaggiato male, ha sonno, non so, ha paura di qualcosa, non ti dà niente se questo giorno qua non si vince. C'è un rapporto importante tra l'handler e il cavallo, è quasi una simbiosi, bisogna conoscere perfettamente il proprio animale per cercare di presentarlo al meglio. Certo, più che altro gli americani chiamano questo tipo di atteggiamento body language, nel senso noi siamo uno specchio, se io mi metto davanti al mio cavallo vado in avanti, lui va indietro, io mi metto indietro, lui viene in avanti, perché come, non è come a cavallo uno ha un paio di redini e le gambe per spingere, noi siamo davanti a lui con una lunghina e una frusta, perciò con questo tante volte dico che siamo i maestri d'orchestra, perché non abbiamo niente in mano a parte questa frutta e questa lunghina per dargli indicazione nello sguardo, il modo di muovere il suo corpo, e così il cavallo reagisce in funzione di quello che chiediamo, e si crea questo rapporto un po' sottile, a volte non è capito da tutti perché è veramente molto sottile, io il modo che lo guardo lui si muove in un certo modo, ovviamente sono ore e ore e ore di ripetizione, e è qualcosa di molto bello perché io tante volte di chi io penso lui fa.
Perché è un po' così, perché qualcuno quando pensa a qualche parte di sottile fa una mossa, anche se veramente minima, ma fa una mossa. Come loro sono molto sensibili, comunicano così, facendo delle mosse, secondo come mettono gli orecchi, gli occhi, lo sguardo, il modo di avvicinarsi, sanno cosa vuol dire. Se tu entri in questo linguaggio, se tu riesci a intercettare queste cose dopo usare, ovviamente diventa tutto molto bello, molto fascinoso. C'è questo innamoramento che si sente dalle parole di Frank verso i cavalli arabi. Il cavallo arabo di speciale che cos'ha? Beh, il cavallo arabo prima di tutto è bello, nel senso è un cavallo che respira la bellezza in tutti i pori della pelle. Lui non cammina, vola, non appoggia i piedi per terra. Si dice che i cavalli arabi quando trotto non alza neanche la sabbia del deserto. Cioè, è un cavallo elegante, un cavallo molto orgoglioso. E noi diciamo sempre, quando è molto showy, quando entra di ehi, guarda me, il più bello sono io, non guardare in giro, tanto ce n'è il più bello. Lui è uno che è un po' tira l'occhio, è come una bella donna, arriva a qualche parte, tutto il giro lo sguardo, mio Dio, perché? Perché ha un qualcosa in più, non so cosa, ma ha un fascino straordinario. Più essendo stato elevato nel deserto da gente che dalla notte dei tempi le donne lo allevavano sotto le tende, curavano i puledri, facevano bere il latte di camello, gli uomini erano seduti sulla schiena la mattina e la sera nel deserto per cacciare gli antilope e tutte queste cose qua. Ovviamente si crea un legame, si crea una generazione di cavalli che sono stati vicini all'uomo. Napoleone diceva che quando è andato a fare la guerra a Marocco, diceva: io non so che cosa hanno questi personaggi qua, in piena notte arrivano, gli fanno un attacco, gli tagliano la testa a tutti, ripartono, non avevano capito niente. Non per niente che lui ha fatto queste guerre, aveva sequestrato dei cavalli, ha portato gli arabi in Francia e ha creato l'anglo-arabo, che non ha niente a vedere con l'arabo, mi dispiace per quelli che hanno gli anglo-arabi, però è un cavallo così, un cavallo molto agile, molto veloce. Si dice che il cavallo arabo beve il vento e le pietre, perché è un cavallo molto frugale, un cavallo che ha vissuto nel deserto, cioè abituato alle temperature estreme, a nutrirsi di poco. Il re dell'Endurance, oggi il corso dell'Endurance, sono dominata in tutti i sensi gli arabi, perché sono cavalli che sono capaci di correre per tanto tanto tempo, molto veloci, con pese pesanti sulla schiena. Qui è il re del deserto.